binario nella sua articolazione non riesce a dare una risposta a questa domanda, ci sarà qualcun altro che gliela dà. Quindi l'equazione senza impianti non c'è legalità, io la trovo un'equazione molto giusta. Perché, ripeto, se non c'è un sistema legale che non dà una risposta, la domanda c'è e continuerà ad esserci, l'offerta c'è e qualcun altro in maniera, diciamo, illegale darà questa risposta. Ricordo che noi abbiamo avuto un periodo in cui i nostri rifiuti andavano verso i paesi cosiddetti in via di sviluppo, tutte le vicende verso la Somalia, verso il Libano, verso il Venezuela, verso il Nord Africa, poi causa i trattati internazionali, i rifiuti ce li siamo in gran parte presi indietro. Poi è iniziato un periodo infausto che è quello dell'infiltrazione dei casalesi, dove una gran parte dei rifiuti del nord venivano smaltiti in quelle terre. Oggi, nel 2000, in maniera molto più sofisticata, stiamo riprendendo questo trend all'esportazione molto forte, che c'è di fatto oggi più impedito da un mercato che non riceve più il prodotto che da una tendenza invece che continuiamo ad avere. Quindi, questa ipocrisia di fondo che caratterizza un po' tante delle nostre discussioni, io credo debba essere messa al centro. Cioè, il sistema, veniva poi ricordato prima, il sistema dei rifiuti necessita di un sistema impiantistico adeguato. Se non c'è quello, possiamo fare tutte le leggi come bellissime che abbiamo fatto, l'ultima, quella sugli ecoreati, ma io credo che la spinta all'illegalità sarà fortissima. È anche difficilmente contrastabile. E guardate, vi faccio l'esempio e poi passo ad altro, anche di questa recrudescenza che c'è stata sul tema degli incendi negli impianti di trattamento e di selezione. Nel momento in cui c'è da un lato scarsità di impianti, dall'altro, come veniva ricordato prima, un mercato in grandissima difficoltà, tanti, non tutti, ma tantissimi degli operatori tendono ad accumulare questi prodotti selezionati all'interno dei loro impianti e poi, guarda caso, succede un incendio che può essere di natura non necessariamente dolosa, per quanto ce ne sono diversi, ve lo posso garantire, ma anche di natura colposa, perché se tu alla fine in un impianto che deve trattare 10.000 tonnellate ne metti 50.000, è evidente che qualche problema viene fuori. E quindi anche in questo caso, ripeto, il tema della legalità è fortemente connesso a questa situazione. Un'altra questione che qui è stata ricordata, che è molto ben messa in evidenza dal rapporto, che è stata ripresa sia da Ronchi che da Brandolini, che ritengo sia un aspetto, voglio dire, a doppia faccia, perché non c'è dubbio che i TMB dovrebbero aiutare a fare andare il rifiuto trattato in discarica, ma è anche vero che se questo diventa il sistema con cui si tratta il rifiuto, significa che le discariche non le chiuderemo mai, perché, come è stato ben ricordato prima, la gran parte di questi rifiuti che vengono trattati in questi impianti ritorna per forza in discarica, sia esso biostabilizzato o meno, ma in discarica ci ritorna. Quindi questo sistema è un sistema anche estremamente costoso e, come è stato detto prima, non ci ritorno. Il fatto che si stia sviluppando soprattutto in alcune aree, io lo ritengo una situazione più pericolosa che altro. Il tema però dell'utilizzo così smodato dei TMB, diciamo così, non solo italiano, come veniva ricordato prima, però solleva anche un'altra questione su cui io sinceramente una risposta non ce l'ho, però io ritengo che il tema della gestione dei rifiuti solidi urbani, così come delle definizioni dei codici con relativo smaltimento o comunque trattamento, non possa essere più disgiunto dal settore dei rifiuti speciali. Cioè, una gran parte che io vedo di illeciti collegati in cui viene applicato il famoso 260, traffico illecito sui rifiuti, nasce proprio da queste situazioni. Allora c'è quella parte malavitosa conclamata che utilizza il cambio bolla o il cambio codice per fare affari,
ma è anche vero che c'è una percentuale notevole di situazioni in cui per poter riuscire a smaltire i rifiuti o comunque sia a trovare un posto dove andarli a trattare, ci sono delle forzature, e un utilizzo forse improprio di questo codice 19, 12, 12 e simili. Allora, anche su questo un ragionamento va fatto perché, come sanno tutti, un rifiuto urbano depurato, diciamo, della sua parte organica non è molto diverso da un rifiuto speciale 19, 12, 12, con la differenza che, come è noto, per il principio di prossimità i rifiuti urbani devono stare in un ambito molto ristretto, i rifiuti speciali possono invece girare a piacimento in tutto il paese e anche extra paese. E quindi anche su questo io credo che un tema di riflessione vada in qualche modo, posto, che anche questo è sicuramente legato alla scarsità impiantistica, non c'è dubbio, però il tema diventa sempre di più, io credo, complicato. È un ragionamento poi conseguente, riguarda anche, su cui ci sono autorevoli esponenti, anche tutto il tema del sistema dei consorzi, un sistema che ha dato dei risultati eccellenti, continua a dare dei risultati eccellenti, ma che almeno io ritengo debba essere in qualche modo rivisitato, perché quando è stato pensato riciclare e recuperare era un costo, perché si partivano da percentuali molto basse. Oggi il tema del recupero e del riciclo è diventato un tema che ha un interesse economico rilevante da tutti i punti di vista, per quanto con le difficoltà che si diceva prima, perché è evidente che se poi non c'è un mercato dove collocare il materiale che viene selezionato, ci possono essere dei rinculi negativi molto importanti. Però io credo che anche su questo sistema un ragionamento vada fatto, anche qui cercando di evitare le estremizzazioni, tutto bene e tutto male, che non aiuta mai, ma cercare di rivedere alla luce di quelli che sono i mutamenti che si sono verificati, anche quelli che sono i nuovi indirizzi che ci vengono dati a livello europeo sull'economia circolare, gli obiettivi, i target che sono stati ricordati prima, sicuramente un ragionamento va fatto. Io credo anche che si debba andare oltre al fatto che ci siano troppi sistemi con cui verificare le percentuali di materia recuperata e barra raccolta differenziata, perché se poi questi sono legati a premialità da un punto di vista economico, cioè è un problema se si usano diversi modi per fare i conti. Altro tema è questo tariffa puntuale, Tari, Ronchi ha fatto alcuni ragionamenti che io condivido pienamente, ed è uno dei motivi per cui ritengo sia necessario e fondamentale avere un'autority nazionale anche per cominciare a fare qualche ragionamento su queste questioni. Comunque, guardate, c'è un punto però di fondo, anche questo bisogna che ce lo raccontiamo. Noi stiamo facendo un lavoro per capire, almeno dico noi come commissione bicamerale, almeno per quanto concerne i comuni capoluogo, per vedere poi alla fine uno può avere tassa, tario, quel che è, qual è la percentuale di evasione che c'è. Perché se a me il comune di Caserta mi dice che ha buone performance di raccolta differenziata, ma il 45% non paga, il cittadino non paga, è un problema, eh? Perché se il costo del servizio è 100 e uno paga 60, è chiaro che il giorno dopo, no, ci possono essere due situazioni. Uno, iniziano i contenziosi con l'impresa. Due, l'impresa che lavora è un'impresa borderline, anzi qualche cosa di più. E guardare che soprattutto nel settore della raccolta e dello spazzamento, la presenza di operatori dubbi o comunque sia molto borderline in questo paese è molto molto frequente. Quindi, voglio dire, anche qui un occhio a questo aspetto, perché io sentire continuazioni sindaci che mi dicono che pagano, che hanno i costi più alti d'Italia, dopodiché gli chiedo quanto pagano quei cittadini e mi dicono il 40%, può mettere tutte le tariffe che gli pare, tanto uno non paga, può costare anche 1 milione a tonnellata. Quindi anche questo, dico, voglio dire, è un problema. E la tariffa puntuale aiuta, in questo senso, anche a combattere meglio l'evasione fiscale.
Dopodiché la tariffa puntuale, io ho visto alcune esperienze importanti, deve essere realizzata in maniera friendly col cittadino, perché sennò diventa un problema anche qua, che ho delle situazioni, Brandolini lo sa, ma anche a casa mia, il rischio che per passare dal 60% all'80% attraverso la tariffazione puntuale e quindi una metodologia di raccolta più puntuale attraverso sistemi vari va accompagnato, perché i sistemi che oggi ci sono, e penso non possono essere diversamente, però dei disagi al cittadino li creano subito. Quindi per quanto io possa pensare che tutti i cittadini amano l'ambiente, badate che c'è una leva importante, che è quella dei soldi. Cioè se il cittadino gli viene raccontato bene che con la tariffa puntuale nel giro di un anno, due o tre, si risparmiano dei soldi, forse il cittadino lo sforzo, no, di portare, di andare, di fare, di prendere la carta, di metterla dentro, lo fa. Ma se diventa solo un ragionamento generale generico, vogliamoci tutti bene, non funziona, lo dobbiamo sapere che c'è una fase complicata che va assolutamente accompagnata. Altra questione, controlli ambientali, ISPRA-ARPA, diciamo che un primo passo è stato fatto. Io sono uno di quelli che pensa che questa spinta federalista, fra virgolette, fortissima che oggi è ripresa, non aiuti molto questo tipo di politiche, cioè nel senso che quando quella legge, credo che in generale le politiche ambientali con un federalismo molto spinto poco abbiano a che fare, però diciamo che una base comune ci vuole assolutamente. E la legge, la 132, una legge, come diceva Stefano Ciafani, sicuramente piena di decreti attuativi, ma devo dirvi difficilmente poteva essere diverso, perché convincere tutte le regioni in qualche modo a star dentro un percorso di unitarietà non è banale, perché ogni regione è molto gelosa della propria agenzia per mille motivi, poi potremmo aprire un altro dibattito. Non c'è dubbio che occorre anche un rinnovo e un'iniezione di forze nuove all'interno di questo sistema, quindi quello che diceva Ronchi è assolutamente vero, e credo che anche in questa legge proveremo a provare, insomma, di introdurre qualche emendamento che possa aiutare ad andare in questo senso. Noi ci stiamo lavorando, poi voglio dire, almeno per quelle regioni che hanno le risorse, poterle svincolare dalla possibilità di assumere in questi settori, io credo sia assolutamente fondamentale. Ultimi due punti. Uno, questa forte spinta che c'è verso l'economia circolare va salutata con un grandissimo interesse, va salutata anche come un cambio decisivo di paradigma. Anche qua però mi permetto di dire, all'interno della stessa Unione Europea c'è una contraddizione di fondo che va un po' risolta, perché tutta la normativa che riguarda i rifiuti ha un'impostazione molto legata all'ambiente e alla sanità, tutte le direttive e tutte anche quello che vengono recepite. Non che questo non sia ancora vero, perché è chiaro che se questi rifiuti sono mal gestiti il problema sanitario e ambientale c'è, ma è anche vero che questo forte impulso che viene dato all'economia circolare, quindi a vedere il rifiuto davvero come merce e meno come problema sanitario, poi se non si ha un cambio di ottica legislativa crea delle contraddizioni sul territorio che sono pazzesche, perché poi alla fine giustamente uno deve cercare di arrivare agli end of waste, però attraverso tutta una serie di forche caudine molto complicate. Guardate che già fare i mercatini del riusato, se c'è qualche amministratore locale, sa la difficoltà che c'è, perché quella roba lì è un rifiuto, è una merce, e quindi anche su queste questioni ci sono delle contraddizioni di fondo che vanno affrontate, se no diventerà sempre molto molto complicato. Così come credo bisogna essere più coerenti anche dal punto di vista politico sul tema della fiscalità ambientale, perché è vero che abbiamo quantificato diversi miliardi di sussidi ambientali negativi, però una volta che li hai quantificati, e sono diversi miliardi, ognuno di quei sussidi ha un nome e cognome delegato a una situazione, quindi
andarli a toccare, mi rendo conto che è sempre difficile e complicato, però se si sceglie un'altra strada, quei sussidi di SAD devono essere in un qualche modo presi e messi al limite per calmierare delle strutture di mercato, come si diceva prima, del sistema delle rinnovabili, del recupero e del riciclo. E quindi queste sono un quadro prospettico che la politica deve, a mio parere, assolutamente dare. Chiudo su una cosa invece più specifica. E come veniva ricordato prima, le politiche poi del GPP sono molto importanti anche per il ragionamento che si è fatto della difficoltà in cui oggi ci si trova. Adesso parliamo fondamentalmente oggi della plastica, però non c'è dubbio che se i prodotti continuano a essere fatti in un certo modo, dopodiché ci sono delle situazioni che bisognerà affrontare, perché se una merendina deve avere un imballaggio fatto da 7 strati perché deve rimanere sullo scaffale 60 giorni invece di 30, quello è un problema, cioè bisogna decidere. Io credo che la tecnologia ci possa aiutare da questo punto di vista per arrivare forse a concepire imballaggi più sostenibili, però ecco, sono tutte situazioni che bisogna considerare, perché il tema igienico-sanitario anche sul monouso è stato una questione che è andato nettamente in contrasto con le politiche ambientali, però c'è e più la società è complessa più il tema igienico-sanitario viene posto. Ultimo, la questione delle fideiussioni. Adesso io non è che sono monomaniacale, perché purtroppo almeno una volta al giorno io ho o un collega o un sindaco negli ultimi tempi che mi presenta una situazione per cui ha un impianto sul suo territorio quasi molto spesso di trattamento di rifiuti o di smaltimento di rifiuti, che la ditta è fallita, ha preso fuoco, ha avuto dei problemi, quello che mi pare. Dopodiché il sindaco, che spesso non è il sindaco di Milano, ma è un sindaco di un comune da 1500 abitanti, deve intervenire, cioè prima provano a scutere una fideiussione che non c'è, ma non è solo una questione di che sia falsa o meno, è anche perché non credo che le regioni possano, cioè una volta che c'è una presenza formale non possono dire questo è falso, questo è falso. Cioè, non sono degli ispettori di polizia, non è che vanno a fare l'indagine se quella fideiussione, non c'è dubbio che mano ci si deve mettere, però vi dicevo che quasi una volta al giorno succede una situazione di questo genere, per cui il sindaco poi dovrebbe intervenire in sostituzione, non ha i soldi per farlo, è pressato dalla magistratura perché spesso ci sono problemi anche di natura sanitaria, lui è il responsabile sanitario, con la risultante che si inizia un conflitto irrisolvibile e l'inquinamento rimane sul territorio. Ora, noi ci stiamo, come dico sempre, faticosamente arrabattando per cercare di risolvere i problemi del passato sulle bonifiche, con tutte le difficoltà del caso. Ecco, non vorrei che mentre ci arrabattiamo per risolvere quei problemi, stiamo in maniera, costante, ricreare le stesse situazioni che poi quelli che verranno dopo di noi si ritroveranno a dover affrontare. Quindi non c'è dubbio che questo è un tema che deve essere affrontato con una grandissima urgenza. Io abbiamo in audizione il ministro Galletti su un altro tema, ma questa situazione io gliela porrò, ma ripeto, non perché è uno sfizio personale, perché veramente mi piace occuparmi anche di cose più piacevoli, vi garantisco, però queste situazioni qui stanno diventando talmente costanti e talmente davvero si stanno manifestando con talmente tanta urgenza che il problema va affrontato per quello che è l'urgenza, perché dagli impianti che prendono fuoco, che rimane lì, la ditta normalmente fallisce, non si escute la fideiussione e il sindaco si trova ad avere non solo il danno perché l'impianto è andato a fuoco, l'aria che ha respirato, ma c'è anche tutti i rifiuti che deve portare via. Cioè, voglio dire, siamo veramente al paradosso dei paradossi. Per cui è necessario intervenire anche con una certa celerità. Ecco, queste erano un po' di cose che volevo dire, ce ne sarebbero tante altre, ma veramente io ringrazio di nuovo ISPRA, il sistema delle agenzie,
per l'ottimo lavoro fatto. Come dico sempre anche nel lavoro che facevo prima da direttore generale, dicevo, noi misuriamo la febbre, però dopo qualcun altro la deve curare questa febbre, no? Grazie. Grazie.